RPZ Radio.0 Campania Radio Sport. Fuori gara! Parliamo del calcio colorato, quello di cui abbiamo parlato ormai da qualche settimana a questa parte, con il costituendo comitato del calcio a colori e con un tema importantissimo, quello della pulizia del campionato, che ritorna in una bellissima iniziativa della seconda università, ecco, secondo l'Università degli Studi di Napoli, oggi Università della Campania Luigi Vanvitelli, con il coordinamento del professor Guido Clemente di San Luca, tantissimi ed importanti giuristi, studiosi, appassionati, avvocati, magistrati. Tra questi c'è un amico di Radio.0 che abbiamo ascoltato già ai tempi del tifoso in cattedra in qualche speciale Maradona, perché lui assieme ad altri amici come Oscar Nicolaus, Claudio Botti, fu tra i fondatori dello straordinario, della straordinaria operazione filosofica del Tediegum. Bentornato al professor Vittorio Dini. Buon pomeriggio professore. Buon pomeriggio a voi. Professore, c'è più nostalgia di Maradona 30 anni dopo o più nostalgia di Sarri e del sarrismo, nonostante Ancelotti a 10 giorni da questo addio, decisamente meno bello di quello che è stato ieri per esempio di Zidane? Si poteva sicuramente lasciarsi meglio da ambo le parti. Ma tutte e due, la nostalgia mica è un sentimento negativo, è un sentimento positivo, cioè è il ricordo di un passato felice. E l'auspicio che si possa riprodurre, ma anche in altre forme, quindi non è che, perché solitamente a noi del Tedico mi sta sempre improverato questo fa, voi siete nostalgici, come se noi avessimo semplicemente l'idea di un ritorno a un passato che sappiamo benissimo non può tornare in quella forma, quindi non è questo, cioè è l'idea che naturalmente nel caso di Sarri io sinceramente ovviamente non posso che essere abbastanza soddisfatto di Ancelotti, però avrei preferito Sarri, diciamo, con la continuazione con Sarri. Professore, a proposito di Sarri, come dire, ci sono stati degli errori anche del Napoli, insomma Sarri chiude con 3 anni in cui non ha mai vinto sul campo del Sassuolo, faccio soltanto un esempio per dirne uno, però c'è stato anche un campionato ancora una volta, nonostante il VAR, condizionato dagli arbitri. L'ultimo arbitraggio di Orsato, quello che abbiamo tutti negli occhi a Torino, insomma è stato un po' il simbolo del doppio pesismo che in questo paese si paga anche sui campi di calcio, quindi non soltanto il Napoli a lamentarsi, ma anche l'Inter, il Milan, la Roma con tutto quello che ha subito a livello internazionale, anzi poi la Juventus pure ha scoperto che forse il VAR in Europa poteva avere un suo valore. Da questo nasce l'idea della manifestazione di lunedì 11 alle ore 9:30 nell'aulario del Dipartimento di Giurisprudenza a Santa Maria Capua Vetere, Università degli Studi Vanvitelli, per dire che dovrebbe essere quasi un diritto, non dico costituzionalmente protetto, ma un diritto che di sicuro c'è nel nostro ordinamento ordinario, scusate il gioco di parole, quello di vedere un calcio più regolare di quello che stiamo vedendo negli ultimi anni. Sì, però qui bisogna fare una premessa, bisogna essere molto chiari e precisi. Per esempio nel vostro iniziale divertente spot, l'indirizzo era sbagliato, non si deve chiedere a Conte, al Premier, al Parlamento, questo lo si deve piuttosto affrontare dal fondamento, e questo è un po' l'obiettivo di questa iniziativa, di questo convegno ben ideato da Guido Clemente. Cioè il problema è che quelli sono due ordinamenti diversi, quello del campionato di calcio e in genere ulteriore precisazione, anche le altre federazioni hanno regolamento e quindi costituiscono un proprio ordinamento che non ha a che vedere direttamente con l'ordinamento giuridico statuale. Cioè non è che tanto vero che se un giocatore viene colpito in maniera grave da un altro giocatore, se lo vuole denunciare deve chiedere prima alla sua federazione l'autorizzazione, altrimenti viene, se fa la denuncia senza chiedere l'autorizzazione, è automaticamente buttato via dalla federazione. Quindi sono due sfere distinte
ma non sono separate né dal punto di vista sociale né dal punto di vista morale, etico. È chiaro, per cui tutte e due dovrebbero far capo alla giustizia, diciamo, a un'idea fondata di giustizia. Guardi, professore, lei dice una cosa molto vera, anche sotto il profilo, come dire, possiamo dire, privatistico. Ne parleremo nei prossimi giorni, per esempio, con il professor Angelo Scala, importante processuale civilista della Federico II, con il... è uno dei relatori al... Assolutamente sì, questo stavo per dire, con il penalista Giuliano Balbi, col professor Venditti, tutti i relatori di questa importantissima iniziativa che farete lunedì 11 giugno. Ieri ne abbiamo parlato anche con il professor Guido Trombetti, rettore emerito della Federico II. Ormai il calcio è un business, le aziende, società sportive sono società in alcuni casi addirittura quotate in borsa, e forse è il caso che non ci sia più una giustizia cosiddetta domestica in senso tecnico, che però dà anche contezza del livello, ma soprattutto delle lungaggini. Se ne è parlato poco perché non è un caso nazionale, ma quello che è successo con il Bari, con i playoff fermati alla Serie B, è qualcosa di semplicemente ridicolo e pagliaccesco, tipico delle tempistiche giudiziarie del nostro calcio. Speriamo che questo possa cambiare. Io le faccio l'ultima domanda perché i 10 minuti stanno volgendo al termine. L'anno del VAR è stato questo, una grande rivoluzione tecnologica, e però anche questa è stata, tra virgolette, fermata in certi versi. Che cosa si potrebbe fare come migliorie da applicare a questo strumento per renderlo ancora più imparziale? Ma uno è quello che indica De Laurentiis, sottrarre, cioè non può essere la stessa struttura che utilizza il VAR a essere il giudice, cioè praticamente l'arbitro, non sono gli arbitri che devono decidere, perché se no è, cioè, la stessa catena, come se i giudici poi facessero anche i poliziotti, insomma, cioè, non so se mi spiego, cioè, come se, una cosa è chi indaga su quello che sta succedendo, ma deve avere un atteggiamento di massima neutralità. Se invece sta dalla stessa parte, per cui succede che se l'arbitro che sta al VAR, i due che stanno al VAR, sono particolarmente legati a quello, è chiaro che sono in questo in qualche modo influenzati. E qui c'entra anche col primo problema che si poneva. Il calcio dice, ma che è per questo che la Juventus domina, perché è più potente degli altri. E allora praticamente bisogna rompere questo intreccio, e appunto ispirandosi a dei criteri di giustizia. Quindi è la federazione che deve modificare, e ce n'è la forza, diciamo, che qualcuno, purtroppo qui le società sportive sappiamo come funzionano, perché sono appunto delle imprese, quindi conta di più le cordate, gli accordi, per non danneggiarsi reciprocamente, per cui nessuno. Verissimo, professore, verissimo. Tra l'altro, come dire, questa idea appunto che ci sia una separazione anche, come dire, di appartenenza tra tecnici e arbitri, ma anche che il giudizio poi in secondo grado, quello del VAR, sia insindacabile, oltre che fare il VAR a chiamata, sono tra le proposte di modifica che più abbiamo registrato essere ricorrenti in questo anno dell'anno del VAR. Auguriamoci che già qualcuna possa essere messa in pratica, auguriamoci quanto prima anche nel calcio internazionale, Collina ancora fa muro su questo, ci possa essere il VAR. E ricordiamo, salutando e ringraziando il professor Vittorio Dini, che si parlava di campionato di calcio e stato di diritto, l'importanza del suo svolgimento regolare oltre l'ambito circoscritto. Lunedì 11 giugno a partire dalle 9:30, una lunghissima mattinata con tantissimi interventi. Ricordo il direttore del Centro Produzione Rai di Napoli, Francesco Pinto, l'amico e collega Silvermele di Canale 8, giornalisti, giuristi, il magistrato Catello Maresca, all'Ario via Raffaele Perla, Santa Maria Capovetere, un posto bellissimo, sede anche del corso di laurea in beni culturali dell'Università Luigi Vanvitelli, una bella occasione per una giornata a Santa Maria, che poi può diventare anche una giornata culturale. C'è una bellissima mostra su Annibale in corso al Museo Archeologico di Santa Maria. Intanto grazie per essere stato con noi, complimenti per far parte di questa bella squadra, di questa iniziativa. Al professor Vittorio Dini, a presto di sentirla su Radio.0. Arrivederla, professore, grazie. Arrivederci, grazie a lei. RTZ
Radio.0. Campania Radio Sport.